Galtera de Messapi torna tra i padiglioni milanesi della Borsa Internazionale del Turismo per raccontarvi l'avventura della Regione Puglia alla 33esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo. Salento conquista il titolo del territorio dell'anno 2013. Questa è la notizia che proprio quest'anno inaugura la BIT di Milano. Secondo un sondaggio effettuato su un campione rappresentativo dell'intero paese, il Salento è la meta più amata dagli italiani. L'assessorato al turismo della Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Promozione, propone uno stand simile a quello presentato nella passata edizione e del quale si è tanto parlato per la sua pratica, originalità e capacità comunicativa. Messaggi chiari, ripetuti più volte e coordinati alla perfezione, si riassumono nel payoff che la Puglia adotta nelle sue campagne di promozione internazionali. Live Your Puglia Experience. Quest'anno il tema con il quale la Puglia partecipa è Food Sound System e a proposito di questo tema abbiamo incontrato Alfredo De Liguori, coordinatore della missione milanese della Puglia. Allora, Food Sound System è un progetto di Don Pasta, Daniele De Michele, un artista pugliese che ha inventato questo bellissimo format che noi abbiamo adottato, in cui si unisce musica e preparazione del cibo dal vivo in un bellissimo spettacolo che spero avrete l'occasione di vedere. C'è una combine molto, molto vicina tra la musica e l'enogastronomia, perché è sicuramente è qualcosa di culturale che lega tantissimo. Bisogna mangiare, bisogna saper suonare bene anche per creare un'armonia. Sono tutte e due delle armonie che si completano. Anche quest'anno il desk dei GAL non può mancare per rappresentare l'anima rurale della Puglia in BIT. È un'esperienza importante, per il secondo anno consecutivo siamo qui in BIT, in questo caso come GAL Serre Salentine insieme ad altri GAL. È un'esperienza anche di confronto e di condivisione sul lavoro svolto durante l'anno insieme agli altri colleghi dei GAL. E ci ritroviamo anche con il vostro GAL per una condivisione anche futura di progetti e iniziative. Un salone pensato per ospitare gli incontri tematici e le conferenze stampa è stato pensato per accogliere i giornalisti e gli amanti di tutta la Puglia, che, ascoltando le autorità e i professionisti del settore turistico, possono gustare alcuni frammenti delle meraviglie pugliesi prima di venire a visitarlo e a toccarlo con le proprie mani. Al centro dello stand, 6 desk tematici suddividono concettualmente la Puglia in aree geografiche, ciascuna delle quali contiene l'offerta territoriale di ognuna di esse. Un desk per le masserie didattiche, ben 96 registrate regolarmente all'albo regionale e dislocate su tutto il territorio. Un programma, quello delle masserie didattiche, che assume un ruolo sempre più importante nel turismo rurale, grazie anche al programma di eventi coordinato dalla Regione Puglia, Masseria sotto le stelle. Il programma di Masseria sotto le stelle è già ben definito e il 22 giugno festeggerà il terzo anno della sua programmazione. A parlarcene la dottoressa Anglani, responsabile del servizio educazione alimentare della rete delle masserie didattiche della Regione Puglia. Sì, abbiamo riproposto il cooking show coinvolgendo ovviamente la rete delle masserie didattiche di Puglia. La mattina cominciamo con il laboratorio Mani in Pasta, ieri si sono fatte le orecchiette coinvolgendo ovviamente tutti i giornalisti che si sono accreditati e poi segue il cooking show, lezioni di cucina, ossia presentano le masserie didattiche, la presenterà un piatto tipico della tradizione e ovviamente i prodotti tipici, raccontando così il nostro territorio. E riproponiamo l'evento che ha avuto grande successo negli anni scorsi, Masseria sotto le stelle. Il 22 di giugno dal pomeriggio a notte tarda le masserie saranno aperte a chiunque voglia partecipare a questo evento emozionante, perché si tratta appunto di fare i percorsi didattici, laboratori, assistere a spettacoli teatrali, a mostre di fotografia, a una notte bianca in masseria, ovviamente con danze e canti popolari che emozionano sempre, e tutto farcito dalla degustazione dei nostri squisiti prodotti tipici. Beh, io sinceramente, personalmente, penso che le masserie siano assolutamente uno dei nostri asset fondamentali, uno dei nostri prodotti di punta che caratterizza di più la nostra destinazione, perché sono assolutamente una cosa unica, introvabile in nessun'altra destinazione del mondo, e quindi dobbiamo puntare sulle nostre unicità. Per quanto riguarda la didattica è interessantissimo, perché uno dei target assolutamente su cui lavorare sono le famiglie, quindi le masserie didattiche per chi fa turismo in famiglia sono perfette.
Ma la punta di diamante dello stand regionale è la zona show cooking, che attira i turisti e giornalisti da tutto il mondo e permette di prendere parte a vere e proprie lezioni di cucina tipica pugliese, per imparare a conoscere anche fisicamente, con le loro proprietà organolettiche, i prodotti tipici marchiati Made in Puglia. Il primo giorno è stato davvero interessante, abbiamo avuto davvero una grande presenza di intervenuti giornalisti nazionali e internazionali. La differenza tra lo scorso anno effettivamente è stata la domanda proprio da giornalisti di testate non italiane che erano interessati dai nostri prodotti e quindi dall'esportazione di questi laboratori enogastronomici e anche del lavoro che viene fatto come laboratori. È stato davvero interessante, ottima la risposta. Organizzazione e programmazione pluriennale, questi sono gli obiettivi ben precisi che la Puglia vuole continuare a tenere alti anche nei prossimi anni. Le parole dell'assessore Godelli e dell'assessore Stefano alla conferenza stampa di apertura hanno sottolineato gli obiettivi raggiunti dai programmi regionali, grazie anche all'operato dei GAL che hanno ambizioni alte per il futuro. La presenza del GAL Terra dei Messapi in fiera non si esaurisce però nel report delle particolarità dello stand regionale, ma assume un ruolo attivo quando alle ore 13 di venerdì prende parte alla conferenza stampa dal titolo La Puglia e i luoghi dell'anima. Al cospetto di un centinaio di giornalisti, il GAL ha presentato le sue linee programmatiche che prevedono di creare sul territorio 3 itinerari tematici, itinerari turistici che verranno creati per essere legati anche ai luoghi sacri e storici dell'area Terra dei Messapi. Inoltre, il GAL presenta ufficialmente alla stampa italiana l'appuntamento che quest'anno vedrà protagonista Mesagne, per il terzo anno di seguito, nel lavoro di tutela e valorizzazione di una delle colonne portanti dell'economia locale e di uno degli elementi tipici e caratterizzanti la pianura brindisina, il carciofo brindisino IGP. Il compito del nostro GAL è quello di promuovere le risorse locali e una delle risorse locali fondamentali per noi è la dieta mediterranea che, come ben sapete, ha avuto da qualche anno il riconoscimento dell'UNESCO. La dieta mediterranea non è solamente un fatto alimentare, è soprattutto un fatto culturale, oserei dire uno stile di vita. All'interno della dieta mediterranea riveste un posto fondamentale il carciofo. Noi ci proponiamo di valorizzare questo alimento e recentemente siamo riusciti insieme all'associazione IGP Carciofo Brindisino ad avere il riconoscimento della tipicità. Si tratta di un ortaggio che è facilmente riconoscibile dal colore leggermente violaceo, ma soprattutto dalle sue qualità organolettiche che sono assolutamente uniche e che lo distinguono nel panorama della produzione del carciofo. Da 3 anni, questo sarà il terzo anno, il GAL è impegnato nell'organizzare la festa del carciofo. Infatti i nostri ristoratori si organizzano specificatamente per far conoscere al pubblico più vasto le ricette più svariate con cui il carciofo può essere gustato. Tenete conto che questo ortaggio, che all'apparenza può non sembrare così gustoso, si lega perfettamente con i vini pugliesi, in particolar modo con i vini prodotti dal Negroamaro e con l'olio d'oliva, che sapete che è l'altra nostra caratteristica fondamentale. La festa quest'anno, che è alla terza edizione, come vi dicevo, si svolgerà esattamente domenica 14 aprile e comprende una manifestazione di carattere pubblico in cui tutti i visitatori potranno gustare le varie ricette preparate dai nostri ristoratori e che daranno la possibilità di gustare piatti veramente di incredibile gusto. Ma la festa non finirà solamente il 14, perché proseguirà per una settimana, esattamente dal 14 fino al 20, perché il 14 costituisce il momento pubblico ufficiale. Poi nei giorni, nelle serate successive, in tutti i ristoranti della città di Mesagne potranno essere gustati i piatti appositamente preparati dai nostri ristoratori. Noi vi aspettiamo in tanti, vi invitiamo, vi garantiamo un'ospitalità eccellente, perché vi faremo visitare
oltre alle degustazioni, anche i monumenti di cui è contraddistinto il nostro territorio. Grazie per l'attenzione. Voi lì e voi là.